a tutti, Zistragenzi, sono Jerry Sprell. Beh, che dire, follettini e follettine, siete dei bravi bimbi, cazzo, non avrei mai pensato, allora, anche un giorno in passato e avete fatto 800 like, vabbè. Siccome sono preso bene, siccome sono una persona onesta, faremo un altro video delle domande. E la regola è sempre la stessa. Però adesso alziamo, non è più 500 like, 700. Ma non ci arriviamo. Però vabbè, muniti sempre dell'iPad inutile. Perché potrei... Saremo sempre muniti dell'iPad inutile, dato che ho tre monitor, potrei leggerle da lì. Ma non fa figo, quindi... Non è vero, non fa figo neanche con questo. Però, vai, dai, è comodo. Cioè, nel senso, è interessante comunque vedere delle domande. Cioè, nel senso, comunque, si vedono un po'... Ok, non ha senso, ok? È inutile, Sto provando a trovare un motivo, una ragione per comprare l'iPad e non c'è. Non ci posso fare... Ma perché ti giri? Allora, tipo io adesso devo andare su comments. Allora, filtriamo le domande con Musask. Premessa, non risponderò a tutte le domande, ne sceglierò 5, penso. Così il video sarà un po' veloce e se riusciamo ad arrivare a 700 like ne facciamo un altro. Cioè, appena arriviamo a 700, altro video. Musask, qual è il significato del pi greco? Allora, questa la tolgo, non la contiamo. Però, siete ho fatto un video per i tatuaggi che si chiama... quindi andate a vedere, andate nel canale e vedete se ho fatto... Mannaggia voi, Musask, hai mai pensato di smettere di streamare su Twitch o smettere di fare video su YouTube? Un macello di volte, l'ho detto tipo di continuo, smettere di fare video penso sia la prassi, perché ogni tanto mi viene a dire, ok, che cazzo faccio video a fare, tanto non me ne si incula nessuno. Però in realtà sono tanto che vi piacciono, è un po' appagante, no? Cioè tu fai un video, la gente lo guarda, mette mi piace. Cioè, voi non avete idea di quanto sia bellino il tastino del mi piace. Cioè quando noi vediamo che ci sono tanti mi piace, ci seguiamo. Infatti io con il video di ieri... Beh, diciamo che ho fatto il record, Mentre di smettere su Twitch, lo stesso sì. Come ho sempre detto, mi sono dato 2 anni di tempo dall'inizio di Twitch per vedere se riuscivo a creare qualcosina. E nell'ultimo periodo ci siamo riusciti. Quindi non vi spammerò. E oggi sono serio. Il fatto che ogni giorno streamo alle 18 su Twitch, anche la mattina dalle 11 all'1, non ho bisogno di ripeterlo. Musask, hai Discord? O se non ce l'hai, un giorno creerai un tuo server? Piccolo genocidio. Sì che ce l'ho Discord. Stavo per dire punto esclamativo Discord, però ovviamente su YouTube non c'è. È vero, voi magari non lo sapete. In descrizione vedo di mettervi Discord, dove è molto carino. Voi entrate su Discord, collegate l'account con Twitch, quindi se siete sub avete il ruolo di sub, se siete stronzi avete il ruolo di stronzi e niente. Vi mettete nelle pubbliche e io ogni tanto vi sequestro. Oppure passo a salutare, vabbè, è figo, conoscete un sacco di gente, è molto figo. Musask, da piccolo, che lavoro ti sarebbe piaciuto fare da grande? L'ho sempre detto il benzinaio, perché quando vedevo che facevano benzina e tiravano fuori tutti i soldi, dicevo, e invece no, non, cioè, poverini, nel senso. Però sì, ho il benzinaio, o penso anche l'attore, mi sarebbe sempre piaciuto fare dei film. Adesso non mi frega un cazzo, fare i film, la parte di quello che muore, vabbè. Qui non c'è l'hashtag, però, mi raccomando, raga. Hashtag Musask o Musask, perché almeno le vedo subito, se no le devo andare a cercare. Mi raccomando, testine di me. Ma quei capelli li hai avuti da quando sei piccolo? No, in realtà io, raga, quando ero piccolo avevo i capelli lisci. Ma fino in seconda superiore avevo i capelli lisci. Non vorrei mettere qualche foto imbarazzante. Penso di no, Luca, non puoi mettere assolutamente foto imbarazzante. No, su YouTube non metterai delle foto imbarazzanti. Vabbè, comunque avevo i capelli lisci, avevo la frangetta, avevo la cresta, tutti sti cazzi qui. Poi in terza superiore, d'estate, di punto in bianco sono diventato riccio. E sono riccio. E voglio comprare un riccio, non sto scherzando. Musask, ma se ami le persone dirette ma sei anche permaloso, non è un po' un controsenso? Top masochista lul. Hai ragione, mabbo. Hai ragione, mabbo. È un controsenso, è tipo un paradosso. Però c'è un problema, che se tu trovi una persona che è diretta con te e sa che sei permaloso, ti dice le cose come stanno, ma non te lo dice in modo cattivo. Nel senso, quando trovi delle persone dirette che ti conoscono, che iniziano a capirti, robe così, fidati che anche se uno è diretto non ti fa del male. Perché? Perché, boh, non lo so, ma che ho dei problemi veramente.
Sono strano. Oh, sono veramente strano. Raga, tecnicamente il video è finito. Ho risposto a 5 domande velocissime. Vogliamo fare un po' di più? Dai, arriviamo a 10. Vaffanculo, tanto devo editare io. Musask, quanto duri le caviglie da 1 a 10? È fantastico, ragazzi. Le caviglie sono stupende. Su Instagram, che tra parentesi è link in descrizione, non mi rompete le palle, una ragazza mi ha scritto: ciao Muso, mi hanno appena guardato le caviglie, devo avere paura? Allora, io tecnicamente non le leggo tramite le caviglie, uso i polsi, perché comunque... Dai, uno, i piedi non è che li sa usare. Musask, quanto sei alto? Ti adoro, ciao. Tecnicamente non sto scherzando, sono così. Non sto scherzando, dovrebbe essere proprio la mia altezza, 1,76 m. Cosa ti manca di più del passato? Penso alla bicicletta. Sia veramente una delle cose che mi manca in assoluto del passato. Andare con la bici da downhill era fantastico. Però, no, però un cazzo, quella è roba che mi manca di più in assoluto. Cosa ne pensi delle persone che non ti seguono su Twitch ma solo su YouTube? In realtà, raga, sono due tipi di intrattenimenti diversi. Intrattenimenti? Su Twitch c'è più un dialogo tra di noi e si crea una sorta di... Vecchio, se io ti becco con la moto in giro ti ammazzo! Dicevo, c'è più una sorta di amicizia con la gente che c'è in live. Cioè, ci crea una sorta di relazione. È figa come cosa. Su YouTube in realtà io non posso vedere voi. E poi, raga, poi vabbè, son due cose diverse. Qui c'avete la pappa pronta, là invece si costruisce la pappa e voi siete un ingrediente della pappa. Veramente brutto da dire che siete una cosa... Madonna mia. Musask, sei gay? Musask, hai una ragazza? Forse sì, forse no. Non si sa. Vi lascio con un mistero. Ce l'ho o non ce l'ho? I don't know. Madonna mia, Eminem 1v1? Vabbè, basta, io non so quante domande ho risposto. Deve essere un video veloce, quindi penso di finirla qui. Ah, la scommessa è sempre la stessa. Se entro, diciamo stasera, arriviamo a 700 like, domani esce un altro video delle domande. Se ci arriviamo domani, dopo... Vabbè, avete capito, no? Quindi mi raccomando, lasciate una domanda con hashtag Musask. Oh, dovete mettere Musask, non dovete scrivere domanda o fare la domanda. Scrivete hashtag Musask. Raga, una cosa. Hashtag Musask. È una cosa. Ci vediamo tra poche ore su Twitch, alle 18. Finito così? Vabbè, fantastico. Oh, finito così un cazzo, mezz'ora di registrazione, porca puttana.